Italia centrale, 830 anni prima della nascita di Cristo. Tracciando un cammino che avrebbe portato molto più lontano di quanto potessero immaginare, vari contadini latini si insediarono presso una serie di altopiani di tufo, sulle sponde del fiume Astur. Il posto venne chiamato Satrium. L'ecosistema e la sua posizione geografica, a 10 km dallo sbocco in mare del fiume, sede di un importante scalo marittimo, e 50 km a sud di Roma, a cavallo tra l'Etruria meridionale e la Campania, permisero al primitivo insediamento di espandersi rapidamente, grazie a traffici e commerci a media e lunga distanza. La struttura abitativa più diffusa era la capanna di forma rotonda o ovale. La lunghezza variava da 2 a 9 metri. Il fondo della capanna era scavato nella terra, talvolta fino ad un metro di profondità, sicché la costruzione non doveva essere alta. Questo sistema rendeva la capanna meno esposta al vento e permetteva di stare all'interno in piedi. Il tetto era costituito da una spessa coltre vegetale, sorretta da un'intelaiatura lignea di piccole trame. Le pareti erano formate da pietre non lavorate disposte attorno allo scalo. La copertura di solito formava due timpani aperti con funzioni di lucernari e di aereatori per il fumo prodotto dal focolare. Il luogo di culto era la grande capanna, di 6 metri per 6 metri, alle cui spalle vi era una fossa con funzione di deposito votivo. All'interno non vi era una statua della divinità, ma un focolare, simbolo della presenza divina, con una graticola per le offerte votive. Nel VII secolo il benessere di Satricum aumentò enormemente, anche grazie all'influsso etrusco a nord e greco a sud. Con la prosperità cambiarono anche le tecniche costruttive. Apparvero le prime costruzioni con fondamenta di pietra. Queste costruzioni con fondamenta di pietre tufaglia, costituite da una sola stanza rettangolare, cosiddetta oikoi, avevano pareti a graticcio, cioè composte da un sistema di travicelli in legno con gli spazi intermedi riempiti da mattoni d'argilla essiccata al sole. Il tetto al principio era ancora di materiale leggero, ma fu assai presto sostituito da una struttura di travi in legno con copertura di tegole in argilla. Tra le prime costruzioni di questo nuovo tipo a Satricum è il cosiddetto sacello. Questo era un tempietto costruito intorno al 650 a.C., sul luogo stesso della capanna di culto. Era di forma rettangolare oblunga, 6 metri per 12 metri, coperto da un tetto di tegole rosse. All'ingresso vi erano due colonne di legno dipinto, poggiate direttamente sullo stilobate, con capitello tuscanico in tufo. Privo di particolari ornamenti, al suo interno vi era custodita la statua della dea italica indigena Mater Matuta, dea dell'aurora, della vita e della nascita, alla quale il santuario fu dedicato anche nei secoli a venire. Ma oltre all'acropoli, i satricani si dedicarono alla costruzione di una necropoli, distante dal centro abitato, in posizione nord-ovest. La sua fondazione risale al IX secolo a.C., quando la cremazione era la sola forma di sepoltura presente. Nell'VIII secolo a.C. iniziò la pratica dell'inumazione, con le fosse raggruppate entro circoli di pietra. Alla fine di questo secolo apparvero le prime capanne sepolcrali per i defunti di rango elevato, come quella del guerriero, con il suo ricco corredo funebre. Un'altra necropoli sorgerà nel V secolo a.C., a sud-ovest, con sole tombe ad inumazione. Intorno al 550 a.C. il sacello venne demolito e sostituito dal primo tempio. Questo era notevolmente più grande del sacello, 17 metri per 27 metri, ed aveva lo stesso orientamento. La pianta, molto estesa, era divisa in due aree, il pronao e la cella, destinata alla statua della divinità. Il tempio era peripteros sine postico, cioè circondato su tre lati da un colonnato, mentre il quarto lato era chiuso da un muro. Questo è l'esempio più antico di quella che più tardi diventò una forma edilizia tipicamente italica. Il tetto, riccamente decorato di origine campana, mostra una felice combinazione di tradizioni straniere ed indigene, con antefisse a chiudere ogni fila di coppi, un rivestimento di lastre di terracotta dipinte a protezione delle parti lignee, antepagmenta a rilievo sul frontone ed acroterio sul tetto di gronda. In questo periodo, sull'acropoli, vengono costruiti ampi edifici quadrangolari, formati da due ali con le stanze che davano sul cortile, contenente un pozzo. Dopo circa 50 anni, in seguito ad un avvenimento storico difficile da indicare, il primo tempio venne distrutto. Si colse l'occasione per costruire un tempio ancora più grande, 20 metri per 34 metri, ruotato di 17 gradi, con ingresso rivolto esattamente a sud-ovest. Il tempio, di tipo perittero,
cioè con colonne su tutti i lati, era quindi riferito a modelli ellenici, con un alzato d'impronta marcatamente etrusco-italica. Anche gli ornamenti in terracotta dello spettacolare tetto erano di stile greco, il quale, oltre all'antefisse, comprendeva anche una ricchissima serie di lastre e fregi figurativi ed un gruppo di 10 statue a grandezza quasi naturale sul colmo del tetto. Una via sacra portava al santuario, attorno al quale sorsero lunghi edifici, con diverse stanze l'una accanto all'altra, con pianta simile a quella di una stoa greca. Esse erano alloggi per i sacerdoti ed i pellegrini. Dal 488 a.C., quando i Volsci conquistarono Satricum, al 346 a.C., in cui i Romani incendiarono per la seconda volta l'Acropoli, Satricum subì alterne vicende di conquista e distruzione da parte di queste due popolazioni. Solo il tempio della Dea Mater Matuta fu risparmiato, perché venerata e rispettata da tutti, rimanendo meta di pellegrinaggio fino al primo secolo a.C., dopo il quale non se ne seppe più nulla.